Signora, come sta andando il lavoro in questi giorni? Il mio lavoro è continua, però quanto riguarda tutti i cittadini si è fermato tutto. Purtroppo sì. Sperando sempre di superare per tutti. Le regole. Si superano le cose, anche se è una cosa molto, ma molto... Dobbiamo stare chiusi a casa pure. No? I cittadini stanno rispettando le normative, vedo i guanti. Sì, a Gallipoli sì, non si è mai visto un Gallipoli così proprio vuoto, deserto. Mai. Anche l'inverno, ma l'estate è un paese, diciamo, è una cittadina turistica, però l'inverno c'è anche tanta gente che viene dai paesi limitrofi, ma non viene più nessuno. Vabbè. Tutti obbligati a stare a casa. Non dobbiamo uscire manco di casa. Come se non ci fossi qua. Ciao Gigi, pure se non ci sono. Non so cosa sta succedendo. Siamo male. Questo è il secondo tempo. Diciamo, le rispettiamo, il metro, le robe varie, la mascherina. Stai riuscendo a vendere? Niente, come vendi da 0000? Sto tanto per stare che non so. I pensieri sono tanti. Speriamo che sia quanto prima. Con la speranza che si risolve. Si risolverà, non so, spero quando. Quanto mi riguarda, stanno andando come sono sempre andate, quindi per me non è cambiato nulla in realtà. E lei cosa fa? Io sono un consulente del lavoro, però al momento non sto esercitando la professione, mi dedico a ben altro, mi occupo di attività turistico-ricettiva, anche se purtroppo stiamo subendo quello che stiamo subendo. Però sono fiducioso, nel senso, sacrifichiamoci per un breve, medio, lungo tempo, però si sistemeranno le cose, sono certo di questo, e sta a noi ovviamente usare tutte le cautele e le precauzioni del caso, di modo che più le utilizziamo, può darsi che più brevi saranno i tempi di recupero, secondo me. State facendo un sacrificio, per lei come sta andando? La vedo, vedo che sta rispettando le normative. Eh sì, perché... È un ambulante lui. Sono un ambulante, quindi devo lavorare, devo restare così. Stiamo alle norme e speriamo che vada tutto bene. Adesso ci siamo spostati a Santa Maria al Bagno. Come stanno andando le attività commerciali qui? Diciamo le edicole, noi dobbiamo stare aperti per forza, perché tra le varie attività che riportava il decreto che potevano stare aperte ci stavano le edicole. E purtroppo Santa Maria del Bagno più che altro funziona di più l'estate. L'inverno lavoriamo con le persone del posto e con i bar, però essendo i bar che stanno chiusi vendiamo quelle 4-5 copie, ma altro non si fa, non c'è gente in giro, e poi quella poca che ci sta scende per farsi una corsetta. Allora, il sindaco dice di stare chiusi in casa, il decreto dice invece che per andare a correre, se si va da soli, si può fare. Quindi non so come le persone possano interpretare sia ciò che dice il decreto che quello che dice il sindaco, quindi non...